infatti. Di titoli italiani stavamo parlando adesso, hai accennato questo discorso e i titoli italiani erano 4. Sì, inizialmente erano 5, poi abbiamo subito un po' di infortuni e poi un forfè, ovviamente possono capitare, quindi da 5 sono passati a 3 titoli italiani disputati quella sera, ma sono cose abbastanza sì, che possono succedere, quindi sì, non mancherà sicuramente la possibilità degli altri 2 titoli in altre tappe Combat Infatti. League. Adesso stiamo vedendo gli atleti che salgono sul ring, quindi entriamo un po' nel dettaglio. Tra l'altro abbiamo visto anche l'arbitro della serata, Angelo Vaglio, che torna in Liguria per arbitrare un'altra tua serata, è un arbitro a cui anche sei molto legato e che credo ti dia anche grandi garanzie, ma soprattutto dia grandi garanzie di efficacia. E di sì, mi trovo molto bene con lui perché è abituato comunque ad arbitrare a Bangkok, quindi è un appassionato, tra l'altro, di appassionato, sì. Quindi è abbastanza, la correttezza è garantita. Assolutamente. Allora entriamo sugli atleti. Quali sono e chi sono gli atleti in questo momento che si stanno affrontando sulla ringa? Allora abbiamo Fabio Ferrari del Combat Team Alassio, è la prima sua esperienza di contatto pieno. È il ragazzo con i pantaloncini color militare. Mentre dall'angolo opposto abbiamo quei pantaloncini bianchi Daniele Rigamonti del team Aresta di Carcara, anche lui esordio nel contatto pieno, quindi diciamo che sono novizi atleti, quindi alle primissime esperienze, però li vediamo già che combattono con una tecnica comunque pregevole. Adesso vediamo un momento di difficoltà, tra l'altro per l'atleta, prontamente interviene l'arbitro, vediamo per dare il tempo del recupero. Ovviamente, essendo novizi, maggiormente deve esserci proprio la massima attenzione. Sì, massima attenzione e massima tutela nei confronti loro, perché comunque oltre all'incolumità personale si rischia davvero di poter bruciare delle qualità di un atleta futuro, no? Infatti. Match comunque molto intenso, primo round, sì, ma non si sono assolutamente risparmiati i due atleti. No, diciamo di no. Nonostante sono al primo match di contatto, riescono a metterci il cuore, no? È molto importante. Anche i rallenti, entriamo proprio sui momenti più entusiasmanti della ripresa. Qui vediamo tra l'altro due low kick andati a segno. Sì, la cosa che credo sia fondamentale comunque è portare gli atleti a queste discipline preparati. Sì, ovviamente ci vuole un lavoro lungo di allenamenti e sacrifici che devono fare loro, devono anche essere disposti a farli. Assolutamente. E queste sono, le verità. Per vedere se assolutamente. Poi queste sono le prove, poi la prova del fuoco. Esatto. Davanti al pubblico, sul ring, in un evento anche importante come quella che ricordiamo, sarà la selezione per l'evento che andrà in scena il 4 di dicembre al Palazzetto dello Sport di Loano, dove sicuramente si preparerà e si organizzerà un grandissimo matchmaking per offrire a tutti gli spettatori, ovviamente della Liguria e non solo, un evento di assoluto primo piano. Sì, cercheremo con te sicuramente di creare uno spettacolo migliore e sempre più particolare. Assolutamente. Di anno in anno. Quindi assolutamente, quindi i nostri telespettatori li invitiamo già a segnarsi la data a Loano il 4 di dicembre e a non mancare a quello che dovrà essere l'evento che è l'evento numero uno della Liguria. Sì. Per la prossima stagione, per quest'anno, per la fine di quest'anno ovviamente, ma per la prossima stagione sportiva. Ricordando poi che comunque in Liguria stiamo organizzando e stiamo attivando quello che dovrà essere un circuito anche per far crescere tutti questi atleti locali che hanno veramente bisogno di combattere ovviamente per crescere, per poter ambire anche loro a magari un domani a diventare dei veri professionisti e avere la possibilità di confrontarsi in queste discipline ai massimi livelli. Qui intanto vediamo che l'arbitro ha dato un richiamo proprio sulla fine della ripresa. C'è molto agonismo, cosa dici Giovanni? Sì, diciamo che hanno molto spirito di competizione. Assolutamente. Quindi
diciamo, alla base anche di ogni disciplina sportiva, no? È quello che poi ti fa avere un pochettino più di resistenza e forza di volontà sul quadrato. Assolutamente. Poi atleti condizionati fisicamente, e questo si vede, ed è piacevolmente vedere che inizino subito con queste preparazioni fisiche. Vediamo già il terzo round, comunque intensissima la partenza, atleti ancora freschi, quindi vuol dire che anche l'allenamento a monte è stato molto valido. Sicuramente la preparazione non gli manca. Assolutamente. Già, nonostante sono agli esordi, quindi è un buon lavoro da parte dei maestri e degli allenatori che lavorano e preparano questi ragazzi. Assolutamente. È molto bravo questo ragazzo con i calci alti, tra l'altro vediamo che prova spesso high kick. Arriva, ha fatto un paio di combattimenti nel light, è giovane, quindi ha provato ad avvicinarsi in questo modo e poi... E un altro bel pugno saltato, tra l'altro che è proprio andato completamente, pienamente a segno. Molto bravo, qui vediamo un attimo richiamato comunque dall'arbitro. Attentissimo. Ma Angelo Baglio comunque si sta confermando un arbitro molto interessante. Sì, diciamo che comunque sa come anche altri, non dico di no, però distinguere quando ci sono le varie classi e i vari metri da utilizzare nelle varie competizioni, a seconda se sono esordienti, se sono semiprofessionisti o professionisti, che ovviamente nonostante non si perde il discorso della tutela di ogni singolo individuo, però l'esperienza non deve mancare. Certo, il direttore di gara è quello che poi dà i tempi e anche fa salire il livello di un match e lo fa scendere. È fondamentale quello che diciamo sempre, soprattutto quando ci sono eventi professionistici, non dimenticate che lo spettacolo non lo fanno solo gli atleti, ma devono essere messi in condizione di poter fare lo spettacolo, perché altrimenti è un attimo rovinare quello che può essere un grandissimo incontro con dei protagonisti anche di massimo livello. Sì, diciamo che l'arbitro può essere tranquillamente identificato come un coordinatore di regia, perché assolutamente. Se viene amministrato male i combattimenti che fanno da autori dello spettacolo, diventa da una cosa bella passiamo a una cosa un pochettino. Ed ecco il verdetto. Fabio Ferrari vince ai punti. Un match combattutissimo. Sì. Quindi primo incontro, vittoria per Ferrari, atleta tra l'altro ovviamente della Liguria.